Lombardia ancora zona rossa, mentre il Lazio potrebbe avviarsi verso la zona arancione passando così nella fascia con regole, misure e divieti meno restrittivi per scuole, negozi e spostamenti. A indicare la possibile nuova mappa dei colori delle regioni italiane sono i dati dei bollettini con contagi e morti di oggi, ma il verdetto ufficiale arriverà soltanto domani con il monitoraggio dell'IS, i dati della cabina di regia e l'eventuale ordinanza del ministro Di. In attesa delle valutazioni della cabina di regia, le regioni analizzano i dati RT e fanno previsioni sulla fascia di colore che scatterà lunedì 29 marzo. Intanto i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, mentre le persone decedute sono 100, facendo così salire a 30. Il numero totale di morti dall'inizio dell'epidemia. 59.696 e tamponi. Va meglio nel Lazio, che spera in un ritorno in arancione con il valore RT a 0. È una riduzione del numero dei focolai di coronavirus nella regione, spiega l'assessore alla sanità D'Amato. I contagi e 33 morti i morti registrati dal bollettino di oggi, ma c'è ottimismo grazie al calo di incidenza. Il governatore Nicola Zingaretti annuncia su Facebook, con l'eventuale passaggio in arancione scuola in presenza confermata da lunedì 29 marzo, cioè per asili, elementari e medie. Dopo Pasqua potranno riaprire le superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive-in della regione, si legge nel post. A Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Campania già in zona rossa si aggiungerà la Valle d'Aosta. Con oltre 290 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti, è per ora sopra la soglia che segna l'ingresso nella fascia con maggiori restrizioni. Toscana in zona rossa. Direi proprio di no. Siamo a 248 nuovi casi di coronavirus su 100.000 abitanti, e abbiamo un RT di 1,09-1,10, quindi siamo in zona arancione, replica Eugenio Giani, governatore della Toscana, che scommette sulla permanenza della regione in zona arancione, con regole e misure meno restrittive rispetto ai divieti che scatterebbero con l'ingresso in zona rossa. 1518 i contagi e 22 i morti registrati oggi nella regione, e anche il Veneto sembra avviarsi verso la zona arancione. La regione potrebbe lasciare la zona rossa e passare nella fascia con regole più soft. Secondo il bollettino odierno, l'incidenza dei nuovi casi si attesta infatti attorno al 4% in virtù dei 1. Contagi su 45.633 tamponi. Potremmo essere vicini al passaggio in zona arancione. Le nostre proiezioni ci dicono che siamo con un RT ai limiti della zona arancione, e cioè qualche decimo sotto L1,25, attorno all'1,21-1,22.
l'incidenza resta ancora intorno ai 250 casi su 100.000 abitanti, e la legge nazionale prevede che questi parametri debbano rientrare sotto soglia. Stiamo quindi aspettando con ansia la classificazione che ci viene data domani, dice il governatore Luca Saia alla vigilia del monitoraggio ISS. Pubblicato il 25 marzo 2021 alle ore 20:34, modifica il 25 marzo 2021 alle ore 20:40.